Per l'uomo nell'ombra, thriller a sfondo politico ambientato ai giorni nostri, il regista Roman Polanski è tornato ad essere premiato in un festival internazionale, Orso d'Argento a Berlino, per la miglior regia. I due protagonisti sono Pierce Brosnan, ex primo ministro inglese che vive su un'isola americana insieme alla moglie, la segretaria e le guardie del corpo, e Ewan McGregor, scrittore incaricato di rivedere la sua autobiografia perché il suo predecessore è morto in circostanze misteriose. Il compito che attende il nuovo ghostwriter è tutt'altro che semplice, perché l'ex premier è accusato di aver torturato prigionieri sospettati di terrorismo e di aver inconfessati legami con la CIA. L'uomo nell'ombra, tratto dal romanzo di Robert Harris, consente al regista polacco di tornare alle atmosfere dense di suspense a lui più congeniali. Basti ricordare Frantic oppure Chinatown o ancora l'inquietante Rosemary's Baby. Questa nuova pellicola avvicina ancora una volta la classica maestria di Roman Polanski ad Alfred Hitchcock, ed ancora una volta l'epilogo del film non vi lascerà indifferenti.